da laboratorio come è adesso da 4 anni. E prima l'ho sempre fatto parallelamente al mio lavoro principale. Che poi per questioni di mobilità ho dovuto abbandonare, quindi sono riuscito ad aprire questo laboratorio. Quello è un altro strumento che fa parte poi della vasta gamma di strumenti, come si diceva prima, che ogni nazione, ogni continente ha. Si ottiene dalla lavorazione di scatole metalliche che normalmente possono contenere cioccolatini, biscotti, comunque alimenti. Questo è uno strumento che deriva dal Cigar Box Guitar, che è uno strumento che veniva fatto nei primi del Novecento nella zona di New Orleans, dove praticamente è nato il blues. Lo facevano appunto con queste chitarre ricavate da scatole di sigari, da qui il nome Cigar Box Guitar. Poi dopo le hanno realizzate anche con altre scatole, quindi utilizzando anche le scatole metalliche. E sono strumenti molto poveri, così come è la tradizione proprio del blues, del delta, no? E possono essere costruiti a 3 o a 4 corde. Quello classico però è quello a 3 corde, come in questo caso.